Buongiorno, benvenuti al corso di introduzione generale all'uso del software gestionale eRIDI. Il software gestionale installato sulla vostra macchina si presenta con questa icona sul desktop. Eseguendo un doppio clic su questa icona, si aprirà una maschera di login nel quale viene richiesto l'utente e la password. Bisogna indicare la propria password e successivamente premere OK. Verrà visualizzato a questo punto l'azienda o le aziende configurate all'interno del prodotto. Confermando col tasto OK si entra all'interno del gestionale. La finestra principale del gestionale RIDI si presenta divisa in tre sezioni. Una prima sezione posta a sinistra, dove contiene menu d'albero dove vi sono tutte le voci di menu relative ai programmi acquistati, un'ulteriore sezione a destra dove verranno visualizzate le eventuali query di ricerca e di inserimento dati all'interno del programma e un'ulteriore griglia che elencherà i dati contenuti all'interno dei vari archivi in base alle ricerche selezionate. Ora andiamo ad affrontare le tre diverse sezioni. Il menu d'albero è composto dalle seguenti voci: un menu archivi, che è il contenitore di tutte le tabelle che servono al programma gestionale RIDI, quali per esempio il piano dei conti, i clienti fornitori, i codici IVA, le causali contabili e così via. Poi abbiamo il menu della contabilità generale, che contiene tutte le operazioni relative alle registrazioni contabili di prima nota, con tutte le eventuali interrogazioni possibili, quali i mastrini, la stampa del bilancio, la possibilità di stampare i registri IVA, liquidazioni IVA, libro giornale, fino ad arrivare anche alla gestione dei rate di sconti e del bilancio CE. Un successivo menu di partite e scadenze, che è il contenitore di tutte le partite aperte e chiuse dei clienti e fornitori, con la possibilità quindi di stampare uno scadenziario, di poter emettere delle ricevute bancarie in banca ed effettuare anche delle stampe estratto conto. Il menu delle ritenute, che permette di poter gestire le schede dei percipienti fino ad arrivare alla stampa della certificazione di fine anno. Il menu degli elenchi intra, dove vengono memorizzate le operazioni intra per poter generare il file scambiciere relativo alla dogana. E il menu delle provvigioni, dove vengono memorizzate le eventuali provvigioni agenti generate dalle operazioni contabili. Abbiamo visto che esplorando il menu vi sono degli ulteriori sottomenu. Quindi, principalmente, come viene composto? Si ha delle prime voci visibili con il pallino rosso, che sono già l'interrogazione degli archivi diretti, come per esempio abbiamo le anagrafiche comuni, le sedi diverse, clienti fornitori, piano dei conti. E poi successivamente ci possono essere delle sottovoci di menu, come per esempio apriamo le tabelle, dove al suo interno vi sono delle ulteriori voci, quale ad esempio nelle tabelle abbiamo le voci dei codici IVA. Come vedete, appena abbiamo selezionato la voce dei codici IVA, sulla destra, nella seconda sezione della finestra principale, sono apparse due icone. Queste due icone si chiamano query e sono delle query di ricerca che permettono di andare a interrogare dei dati all'interno di un archivio. Le query sono inserite all'interno di una sezione denominata gestioni. In alcuni casi, oltre alla sezione gestioni, si abilita anche una sezione stampe, dove eventualmente è possibile eseguire delle stampe relative agli archivi interrogati. Ritorniamo nel tab gestioni. Le query, al loro doppio clic, eseguono una ricerca all'interno del programma interrogato e nella terza sezione vi sarà visibile l'elenco dei dati inseriti all'interno di questo archivio, in una griglia composta da righe e da colonne. Perché vi sono due query?
La prima permette di fare un'interrogazione diretta e più veloce all'interno dell'archivio, mentre la seconda permette di effettuare un filtro di ricerca all'interno dell'archivio reinterrogato. Per esempio, premendo il doppio clic sul codice IVA col punto di domanda, prima di esplodere il risultato delle query, va a richiedere eventualmente una ricerca più dettagliata all'interno dell'archivio codice IVA. Se per esempio nel campo descrizione IVA per ricerca, nella riga corrispondente al contiene, come operandi, andiamo ad imputare 20, premendo il tasto OK, il programma visualizzerà nella sezione delle righe tutti i dati che contengono all'interno della descrizione il numero 20. Quindi permette di effettuare una ricerca più dettagliata all'interno di un archivio. Questo rende di facile ricerca i dati all'interno di qualsiasi menu DIE. Poniamo il caso delle anagrafiche comuni, che è il contenitore di tutte le anagrafiche, clienti, fornitori, agenti o percipienti caricati all'interno di Eridi. Anche qui ho presente una query di ricerca denominata anagrafiche comuni senza il punto di domanda, che però, essendo l'archivio delle anagrafiche comuni un archivio che può essere di enormi dimensioni, quindi contenere differenti dati, già lanciando la query senza punto di domanda, in questo caso mi fa una ricerca, mi richiede dei parametri di ricerca. Premendo OK, il programma mi visualizzerà in questo momento tutte le anagrafiche caricate in Eredi. Se invece col doppio clic nel campo ragione sociale del soggetto contiene scriviamo Rossi, dando l'ok, il programma mi andrà a ricercare all'interno di tutte le anagrafiche caricate la parola Rossi e quindi mi esploderà la ricerca in base a quello che ho indicato. In questo caso mi fa vedere tre anagrafiche dove la parola Rossi è posta sia all'inizio che alla fine e sulle anagrafiche la parola Rossi è scritta sia in maiuscolo che in minuscolo, quindi la ricerca a livello di descrizione utilizzando la parte di selezione inerente al contiene va a ricercarmi una determinata parola all'interno di tutta quella stringa indipendentemente dal fatto che sia scritta in maiuscolo o minuscolo. La query col punto di domanda mi va ad aprire sempre una sezione parametri nel quale mi andrà a richiedere più informazioni. Quindi oltre alla ragione sociale contiene o anche eventualmente il codice del soggetto, che è il codice anagrafico, l'eventuale partita IVA, codice fiscale, codice località, codice nazione, quindi mi permette di andare a ricercare un dato all'interno del mio archivio tramite diversi filtri. Dando l'ok, comunque, il programma esegue sempre la stessa identica cosa, quindi mi dà l'elenco degli archivi selezionati. Come abbiamo visto, lanciando le varie query, il programma, nella terza sezione, mi fa vedere i programmi che ho lanciato. Quindi, prima ho aperto l'archivio dei codici IVA senza punto di domanda, poi quello col punto di domanda, poi le anagrafiche comuni tramite una ricerca Rossi e un'anagrafiche comuni senza alcun filtro di ricerca. Ogni volta che io apro un eventuale menu di un archivio di Eridi, mi esplode nella terza parte tutti i programmi che io ho aperto. Come faccio a chiudere eventualmente un programma? Col tasto destro del mouse clicco sulla linguetta che mi interessa e posso dirgli rimuovi lista attiva. Premendo rimuovi lista attiva, il programma mi aprirà un messaggio nel quale indica che la cartella selezionata verrà eliminata definitivamente, proseguire sì. E in questo modo l'archivio delle anagrafiche comuni interrogato con la query contenente il punto di domanda
mi viene chiusa da quelle che sono andata precedentemente a ricercare. Se voglio effettuare una pulizia completa di tutte le query aperte, basta che col tasto destro seleziono la voce Rimuovi tutte le liste. Mi porrà sempre la stessa domanda di eliminazione definitiva. Proseguo, sì. A questo punto mi viene chiuso e la parte di selezione ritorna a come è stato interrogato all'inizio. Anche il menu ad albero può esplodere in differenti voci. Quindi, se mi trovo con varie voci aperte, posso a un certo punto ripulire, quindi tornare a una situazione di visione generale del prodotto, andando nel menu Visualizza e scegliendo l'opzione Comprimi tutto maiuscolo. In questo modo il menu viene richiuso. Nella voce di Visualizza troviamo anche una funzione Vai alla cartella che mi permette di andare a ricercare una voce di menu più velocemente all'interno del programma. Scrivendo la parola clienti e premendo cerca voce, il programma si posiziona su clienti e fornitori. Tale funzione è abilitabile anche direttamente attraverso questo campo di ricerca. Andiamo ad ora ad effettuare un caricamento di un'anagrafica fornitori. Premendo col tasto destro del mouse e selezionando la voce nuovo, oppure tramite il tasto funzione F9 della tastiera, si aprirà una maschera di caricamento dati. Come è composta questa maschera? Da una sezione principale centrale, dove mi richiede i dati inerenti, in questo caso, all'anagrafica fornitori. Una barra di menu in alto e una barra di stato dove viene indicato un aiuto per poter andare ad inserire correttamente i dati. Codice. Premendo il tasto 0 mi verrà assegnato la numerazione automatica. Spostandomi col tasto tabulatore della tastiera, che è il tasto presente a sinistra della Q, con le doppie frecce, mi si sposta nel campo dove mi richiede di indicare la ragione sociale del soggetto. In questa parte andremo ad affrontare dei campi fondamentali per il riferimento dei dati. Quindi, nazione, bisognerà andare ad indicare la nazione di appartenenza. Come vedete, alcune voci di campo sono evidenziate in blu. Cosa vuol dire? Che sono collegate ad un'altra tabella. Premendo il tasto F6 della tastiera, mi si apre, in questo caso, l'archivio della tabella Nazioni, che è un archivio già precaricato. Italia è impostata come prima nazione, quindi come codice nazione 000, la si seleziona e si preme OK. Tabulatore richiede il campo della partita IVA. Spostandosi sempre col tabulatore, il programma si sposta nel campo codice fiscale, verrà proposto automaticamente lo stesso della partita IVA, nel caso fosse diverso, andare a indicare l'eventuale codice fiscale. Indirizzo. Località. Il primo campo della località richiede l'eventuale codice fiscale della località, in questo caso andiamo a indicare di Milano. Se ci sposta nel campo descrizione e si preme il tasto F6, mi si apre un'altra lista di parametri nel quale mi va a ricercare il dato nell'archivio delle località. Anche questo archivio è un archivio precaricato, quindi sono caricate tutte le località d'Italia. Descrizione località Milano. Applica. Lui fa una ricerca all'interno di questo archivio. Premendo OK, il programma automaticamente mi propone il codice fiscale della località, in questo caso F205, e l'eventuale CAP. Il CAP è modificabile
e la provincia mi viene proposta automaticamente in quanto è legata alla descrizione della località. Possiamo andare a indicare il numero di telefono. Vi è un secondo numero di telefono, un eventuale indirizzo email. Possiamo indicare ulteriormente un eventuale numero di fax, un secondo numero di fax, un'eventuale persona di contatto. E in questo modo abbiamo finito di compilare la parte relativa ai dati anagrafici. Successivamente ci si sposta nelle varie linguette, denominate anche tab della maschera, nel quale mi vado ad imputare dei dati prettamente legati all'anagrafica del fornitore. In automatico mi viene proposto il sottoconto fornitori, quindi mi richiama quello imputato all'interno dell'anagrafica del mio fornitore. Posso eventualmente andare ad imputare un'eventuale contropartita costo che mi permette poi di andarla a proporre all'interno dell'inserimento della mia registrazione di prima nota. Se premendo sempre il tasto F6, il programma mi va a ricercare nell'archivio delle contropartite. E qui vedo l'elenco di tutte le contropartite. Posso andare ad indicare l'eventuale codice IVA solo se diverso dall'IVA 20% standard. Anche in questo caso, premendo il tasto F6, mi fa vedere la tabella dei codici IVA precaricati. Successivamente mi posso spostare in un altro tab, negli altri dati, dove posso andare ad indicare eventualmente la zona, la sottozona di appartenenza. Questa è una tabella non precaricata, in quanto posso andarla a codificare a scelta all'interno del mio gestionale. Posso andare ad indicare, spostando di nuovo il tasto Tab, il codice di pagamento che consigliamo sempre di andarla a imputare. In modo tale che mi venga proposto automaticamente in sede di registrazione contabile e in generazione della scadenza. Spostandomi nel tab banche, posso andare ad indicare la banca primaria e la banca d'appoggio del mio fornitore. Anche questo è un archivio precaricato, quindi premendo il tasto F6, applica. Lui mi farà vedere l'elenco di tutte le banche e agenzie inserite all'interno del gestionale. Andando a indicare direttamente l'ABI e successivamente il relativo CAB, il programma mi propone direttamente la banca e l'agenzia d'appoggio. Posso andare a indicare il conto corrente. E tramite il tasto funzione calcola IBAN, il programma mi calcola l'IBAN per effettuare i bonifici al mio fornitore. Si ha una sezione documenti nel quale posso andare ad indicare questo più che altro a livello di cliente, l'eventuale agente di collegamento del mio cliente, il tab saldi che si andrà ad aggiornare man mano che vado a inserire le mie registrazioni di prima nota, un tab fatturato. Anche questo si andrà man mano ad aggiornare con l'inserimento dei dati all'interno della mia contabilità generale. Tab anagrafica, che in base alla nazione proposta mi va a proporre la valuta e la lingua del mio fornitore. Vi è eventualmente un campo internet dove posso andarlo a compilare con il sito del mio fornitore. Come si fa a salvare la maschera? In alto ho due funzioni, un salva e un salva e prepara la maschera per un nuovo elemento. Premendo il tasto salva, il programma esegue il salvataggio del dato, rimane all'interno del mio fornitore che sono andato a caricare e mi va ad assegnare il codice, quindi in questo caso il 35.
Successivamente potrei premere Nuovo in caso io debba andare a caricare una nuova anagrafica. Il tasto Salva e Nuovo non fa altro che fare queste due operazioni insieme, quindi mi salva il dato della mia anagrafica, mi assegna il codice del mio fornitore e mi prepara la maschera per un nuovo elemento. Chiudiamo la maschera dei miei fornitori. Abbiamo visto come andare a caricare un'anagrafica, quindi tramite il tasto funzione F9 oppure tasto destro del mouse è nuovo. Questa funzione è valida per tutti i caricamenti dei dati all'interno del programma. Quindi anche se voglio andare a caricare una nuova voce nel piano dei conti, clicco su piano dei conti, tasto destro, nuovo, mi si apre l'archivio del piano dei conti, dove a sinistra esplodendo vedo l'elenco di tutti i gruppi del mio piano dei conti. Poniamo il caso di dover caricare un acquisto cancelleria generiche facente parte del gruppo 30 costi per materiale di consumo. Quindi all'interno della voce conto posso andare a caricare 30.01 e vediamo qua che il 1, il 2 e il 3 sono già caricati, quindi sarà 30.01.004 acquisto cancelleria. Premendo il tasto salva e prepara la maschera per un nuovo elemento, il programma mi salva il dato, qui sotto vedete che ha aggiunto acquisto cancelleria e mi prepara la maschera per un nuovo caricamento. Nel piano dei conti si può intervenire a caricare le eventuali voci mancanti necessarie per la normale gestione contabile. Rammentiamo comunque che ci sono un elenco di voci che sono blindate in quanto vengono importate automaticamente tramite l'estrazione dei dati da Lisa Web. Quando io premo il salva nuovo, il programma comunque entrando in una fase di caricamento, se non vado ad imputare nessun dato, mi chiede comunque se voglio salvare l'eventuale maschera nuova. In questo caso dico di no. Come faccio ad andare a variare un dato? Ritorniamo a ricercare i fornitori. Vado a ricercarlo, quindi doppio clic sulla query fornitori. Dobbiamo variare l'indirizzo. Ricerco il fornitore Infoware. Premo l'ok. Nella griglia mi si presenta i dati visualizzati con la ragione sociale, la partita IVA, il codice fiscale, il cliente fornitore e il tipo di anagrafica, in questo caso F fornitori. Seleziono la riga che mi interessa. Doppio clic, mi apre a questo punto la maschera del fornitore precedentemente caricato e posso andare tranquillamente a variare il dato. Poniamo il caso che sia in via Roma 5 e a questo punto posso andare a salvare il dato. Se in fase di variazione o anche di caricamento mi accorgo di aver effettuato un caricamento errato, quindi in questo caso non era la info SRL che cambiava l'indirizzo in via Roma 5, ma era un'altra anagrafica fornitore, quindi non voglio salvarlo, ho questa funzione di ripristina che mi permette di andare a ripristinare la situazione precedentemente all'ultimo salvataggio. Quindi premendo ripristina, il programma mi dice dati stati modificati, vuoi ripristinare? Dando di sì, non mi modifica alcun dato e mi ritorna, in questo caso l'indirizzo è Alessandro 7. All'interno della mia anagrafiche vi è un campo denominato inizio validità che automaticamente il programma mi propone come 0101-1800. Questo campo serve per poter andare a memorizzare le eventuali variazioni storiche dei clienti e dei fornitori, in modo tale da poter
ottenere in qualsiasi momento, se in una eventuale ristampa dei registri IVA, delle mie liquidazioni IVA, la ragione sociale effettiva di quell'operazione. Poniamo il caso che l'Infur SRL diventi un Infur SPA, nella data 01/01/2009, premendo il tasto salva, lui ha fatto due operazioni. Uno, mi ha memorizzato la nuova ragione sociale. Due, all'interno dell'archivio delle anagrafiche comuni, mi ha memorizzato anche lo storico della mia anagrafica. Quindi, qui ho questo tasto funzione che mi permette di andare a rivedere la mia anagrafica comuni. Nelle anagrafiche comuni, dove mi ripropone tutti i dati precedentemente inseriti a livello anagrafico, ho questo tab variazioni, dove mi dice che dal 1/1/1800 al 31/12/2008 la Infor era un SRL. Quindi se nel caso avessi già la contabilità del 2008 inserita e mi vado a ristampare un registro IVA del dicembre 2008, mi verrà evidenziato come Infor SRL. Nel caso di registro IVA del 2009, mi verrà evidenziato come Infor SPA. Premendo il tasto ritorno, mi ritorna nella sezione precedentemente chiamata. Qui sotto vedete che, avendo aperto il piano dei conti aziendali precedentemente per caricare l'acquisto cancelleria e i fornitori per caricare l'anagrafica dei fornitori, mi fa tranquillamente spostare da una maschera all'altra. Col tasto destro del mouse rimuovi tutte le liste, sì, e mi si chiudono tranquillamente. Le funzionalità appena descritte le potete comunque trovare all'interno dell'help in linea di E. Per richiamare l'help in linea bisogna entrare nella guida, quindi attraverso questo tasto funzione. A sinistra vengono elencati tutti i menu relativi al software gestionale. Oggi abbiamo visionato la parte generale riguardante l'interfaccia utente. Vi consigliamo eventualmente di andarla a consultare per ulteriori approfondimenti. All'interno di tasti funzione potete vedere la tabella che elenca i tasti funzione relativi ad ogni funzionalità associata, come per esempio l'F6 che richiama la lista di ricerca su un altro archivio. Può essere utile anche andare eventualmente a interrogare all'interno della voce toolbar l'elenco dei tasti spiegati durante il corso. Il manuale in linea può essere anche stampato. Andiamo a fare un attimo un riassunto delle varie funzioni viste. Quindi, premendo col tasto sinistro del mouse sulla voce interessata, nella seconda parte a destra vengono visualizzate le varie query di ricerca. Premendo un doppio clic su una qualsiasi query, apre eventualmente una selezione di parametri dove posso andare a interrogare un determinato dato. Premendo il tasto destro del mouse su una query, posso andare in una fase di caricamento del dato. Il tasto destro del mouse lo posso fare su una qualsiasi query, premendola però sulla query clienti, nuovo, mi si aprirà il caricamento di una nuova anagrafica cliente. Rammentiamo che nei campi dove vi sono delle tabelle collegate, nel caso non si conosca direttamente il codice, come per esempio adesso, sapendo che Italia è 000, se scrivo 000, tabulatore, il programma mi porta automaticamente Italia. Se non conosco il codice della nazione, in questo caso, premendo comunque il tasto F6, mi farà visualizzare l'elenco della tabella nazioni già precaricate. Gli archivi precaricati sono
le nazioni, il piano dei conti, le località, i codici IVA, le banche agenzie. Chiudendo in questo caso non voglio salvare dato, quindi premo semplicemente no. Chiudo l'eventuale lista attiva. Faccio una pulizia del mio menu. Chiudo E. Confermo l'uscita da E. In questo modo abbiamo visto come andare ad operare all'interno del gestionale. Vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione, indichiamo di seguito i numeri di telefono e le eventuali mail su quale potete inviarci eventualmente delle richieste di informazioni e vi ringraziamo per aver partecipato a questo corso.